E questa è la situazione al 27 di novembre 2015. Non oso pensare a quello che succederà a Natale che si avvicina, quando tutti si riverseranno nella città dei Bruzzi, Cosenza, per venire a fare gli acquisti di Natale. Provate a immaginare un po' quello che succederà su questa autostrada con questa uscita di Cosenza città e relativo ingresso in queste condizioni. No, dobbiamo essere precisi, adesso si esce normalmente, la deviazione è solo quando si riprende l'autostrada per andare in direzione nord, quindi andando in direzione sud si esce regolarmente a Cosenza, ma il problema si pone poi rientrando a Cosenza città quando ci si dirige in direzione nord. Lì praticamente avviene poi questo imbuto che state osservando e quindi, ripeto, qui siamo a fine novembre, ancora dicembre deve arrivare, tra poco tra Immacolata, festività natalizie e tutto il resto. Vi sfido veramente, vi incoraggio a immaginare quello che succederà. Ecco, qui adesso c'è un camion, come potete vedere sta entrando, dopo dovremmo entrare noi. Ecco qua. Questa è la situazione. Al momento uno ci veniva addosso, non certo perché sto facendo il video, ma perché aveva diritto di precedenza, ma anche noi abbiamo diritto a entrare. Era solo una questione di tempo, non di... D'altra parte, non vedo proprio... Addirittura ci voleva anche sorpassare, pensava che già era finita la deviazione. Questo è qualcuno di quelli che percorre l'autostrada sabato e domenica e poi quando arriva arriva di fretta. Vabbè. Comunque questa è la situazione di oggi, oggi ripeto 27 novembre 2015, giornata di weekend, oggi è venerdì, c'è un po' di caos sulla Salerno-Reggio, ma d'altra parte da un bel po' di tempo è così questo tratto, sarà un mesetto che questa deviazione si protrae, mi pare stiano passando dei cavi o qualcosa di simile perché ci sono rotoloni di plastica ammassati da tutte le parti, quindi il lavoro sarà bello lungo. E quindi anche la deviazione di conseguenza sarà bella lunga, non credo che finirà almeno per ora, anche perché dopo poi non è che si esce dalla galleria e la deviazione finisce, ma si continua fino a dopo il curvone famoso di Serraspiga di Campagnaro, mi pare si chiami qua. Siamo all'altezza di Via degli Stadi e quindi la deviazione si protrae fino ad arrivare poi un po' prima dello svincolo di Cosenza Nord, come potete ben vedere. Sono già 3 minuti quasi che stiamo filmando, quindi chiediamo come sempre all'ANAS per quando sarà liberato questo tratto, ma le domande ne abbiamo fatte talmente tante e chiaramente non abbiamo avuto mai nessuna risposta, né ne avremo, sono certo di questo, quindi possiamo stare tranquilli, non ci allarmiamo più di tanto da questo punto di vista. Eccolo qua, è finita la deviazione.